Buongiorno ragazze, anzi buon pomeriggio. Qui a Torino c'è una giornata spettacolare, ma veramente, veramente bella, tutto sereno, vi faccio vedere. Non c'è una nuvola. E niente, io intanto vi auguro buon anno con tanto di stendini in come sfondo, diciamo. E sto facendo una pausa merenda perché oggi sto facendo un po' di cosine perché nei giorni scorsi non sono stata per niente bene, poi dopo vi racconterò tutto cosa sta succedendo, diciamo non è un periodo proprio tranquillissimo e quindi sto lavando, sto facendo un po' di lavaggio, infatti ho gli stendini qua da ritirare. Devo stendere altre cosine di Alessandra perché sto per preparare la valigia per il parto. Quindi preferisco farla perché sono già in ritardo, volevo già farla al settimo mese, sono già all'ottavo inoltrato, quindi mi devo sbrigare. E faccio un attimo pausa merenda e ho fatto anche la doccia, come avrete visto dalle prime immagini. Ne avevo bisogno, poi dopo mi stirerò anche i capelli. Federico sta dormendo, quindi mi devo sbrigare finché dorme. Vado a far merenda. Stavo guardando il mio ultimo post, questo qui che ho messo con il pancione che vi è piaciuto veramente tanto tanto, ma veramente tanto. Mi avete messo un sacco di like, un sacco di commenti bellissimi e sì, sto lievitando a vista d'occhio, ragazze, sono enorme e mi sento veramente tanto tanto affaticata. Adesso se si muove, volevo farvi vedere qualche calcetto perché ora ovviamente si vedono tantissimo anche da fuori. E se non mi seguite ancora su Instagram, il mio nome è quello lì, robertina_youtube. Sto andando in brodo di giuggiole, mi fa tanto effetto stendere le sue cosine. Guardate che carina, questi piedini piccoli piccoli. Va bene, allora le sue cosine sono pronte, queste sono tutte le cosine che mi porterò in ospedale per lei. E perché chiedono appunto 2/3 cambi completi, quindi c'è dei body, c'è le tutine in ciniglia perché comunque farà freddo, questo bavaglino con scritto eccomi giusto così per da metterli insomma nei giorni seguenti, mi porto anche dei calzini, qua c'è I love dad, qua I love mom e qua ce n'è altri ma li lascerò a casa. E qua c'è l'altro completo, insomma, sempre body e tutina. Quindi queste sono un po' le cosine che metterò in valigia. Adesso la prossima lavatrice farò le mie cosine, quindi le vestaglie. Me ne manca una in realtà, quella tutta aperta davanti che chiede l'ospedale. Non ho ancora trovato quella che fa per me, quindi devo spicciarmi. E però comunque ne ho altre due più un, diciamo, una vestaglia aperta davanti, cioè proprio da mettere sopra se ho freddo, insomma. Quindi inizierò a lavare quelle cosine lì nel frattempo che troverò questa qua tutta aperta davanti e basta. E poi devo preparare anche la trousse con tutte le cosine, una spazzola, dentifricio, spazzolino, però piano piano sto facendo tutto, insomma, dai. Eccomi ragazze, ce l'ho fatta a finire tutto.
Ne sto approfittando che Fede si sta guardando un cartone che non lo schiodo neanche se piange. Mi fa: no, 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 assolutamente devo finirmi il cartone. Quindi ne ho approfittato per prendermi 10 minuti, 5-10 minuti per raccontarvi un momentino quello di cui vi parlavo prima. Quindi cosa è successo in questi giorni, cosa sta succedendo. Niente di grave, però non sto bene, nel senso che mi capitano delle cose un po' stancanti, nel senso che sarà anche sempre dovuto un po' alla storia del ferro, nonostante stia continuando con la solita cura. Però diciamo che dai giorni di vigilia, forse già dal 23, comunque già almeno 2 settimane, praticamente sto cercando un modo per farvi una sintesi, però in breve sono troppo troppo debole, cioè mi sento debole, mi sento che appena sto in piedi, anche solo per scaldare un piatto di pasta o proprio in piedi, far cose in piedi, tipo stendere, mi sento subito, poco dopo mi prende la tachicardia forte, le gambe iniziano a formicolare, stessa cosa le braccia. Proprio penso un problema di pressione, di circolazione, queste cose qua. E niente, quindi insomma la ginecologa mi ha consigliato di stare a riposo, anche perché mi è successo anche un'altra cosa, mi succede spesso un'altra cosa, ovvero troppe troppe contrazioni preparatorie, quindi soprattutto se cammino, quando esco e cammino, anche solo per fare la spesa, anche se non porto assolutamente pesi, attenzione, quindi cammino soltanto e magari porto, per dire, cose super super leggere, non mi sento per niente affaticata, però il camminare mi porta ad avere queste contrazioni, quindi mi si indurisce tantissimo la pancia, ma proprio tutto contratto. Non sono dolorose, però non va bene che io ne abbia così tante, ecco, e soprattutto perché ho appena iniziato l'ottavo mese, quindi insomma, la bimba pesa 1,5 kg o poco più, quindi non va bene, devo stare a riposo e io odio stare a riposo. Già prima, insomma, a me scoccia perché a me piace essere autonoma, indipendente, non mi piace chiedere. Ricky mi sgrida sempre per questo, mi dice: chiedimi, io ti aiuto. Quella invece io sono una che: ma no, ce la faccio, ma non ce la faccio. E alla fine succede questo, quindi devo mettermi in testa che per i prossimi 2 mesi, o perlomeno finché non passa questa cosa, io devo stare calma. Calma e soprattutto non strafare, cioè nel senso fare le cose con calma, prendermi i miei tempi. Se non faccio tutto in mezz'ora, un'ora come facevo prima, magari le pulizie, queste cose qua, non mi devo innervosire perché poi sono così. A me piace avere la casa pulita, vedere tutto sistemato, e quando vedo che è un completo disastro perché magari mi sento particolarmente stanca, o semplicemente debole, o magari mal di schiena, mi scoccio, mi dà fastidio perché vorrei fare, vorrei dire, anche perché giustamente mi dà, a meno che sia a casa, tipo adesso Riccardo è stato a casa 2 giorni, sia l'uno che il due, quindi ovviamente sono stata molto più tranquilla, però quando non c'è, sinceramente, non è che posso aspettare che lui torni per farmi fare, magari, non so, lavare i pavimenti, queste cose qua, cioè a me dà fastidio. Orgoglio di donna, voi mi potete capire, quindi è difficile delegare. E quindi mi affatico per tutto, anche solo preparare la cena, mi viene il fiatone, anche solo stando in piedi ferma. Palpitazioni, è proprio un discorso di, secondo me, questo ferro bassissimo incide tantissimo, e poi probabilmente ho la pressione un po' svalvolata e tutto insieme, insomma, poi queste contrazioni preparatorie così frequenti mi hanno sinceramente un po' spaventata, cioè anche la ginecologa mi ha detto di prendere appunto 2 compresse di Buscopan in caso, quando mi capita, e cercare di farlo capitare il meno possibile, perché se sono troppo frequenti non va bene, ovviamente, visto che sono alla fine.
E niente, prossima settimana, perché ovviamente ormai aspetto che Fede torna a scuola, devo andare anche a fare degli esami, i soliti di routine, niente di nuovo, insomma, però dovrò uscire, fare un po' di strada, quindi adesso sono un po' così, un po' mi prende un po' male andare da sola, soprattutto quando capita che devo andarci da sola, visti questi collassini, no? Questi collassi, questi mancamenti, gambe che formicolano, sempre un po' paura. Sempre la sedia di sopra, ormai la conoscete anche voi. E quindi ho un po' paura, insomma, a strafare, anche solo per andare a fare gli esami. Però che dobbiamo fare? Li devo fare e quindi se non ho possibilità di essere accompagnata, si va e si fa, cercherò di partire con largo anticipo, non ammazzarmi, quando arrivo arrivo, insomma. E niente, quindi questo è l'accaduto di questo periodo. Tanto per rendervi partecipi, sapete che vi racconto sempre tutto, siete un po' il mio diario personale. Siete le ziette virtuali di Alessandra, quindi insomma, mi piace raccontare quello che succede, rimane comunque un ricordo. E per il resto, insomma, tutto bene. Abbiamo passato un bel capodanno, abbiamo avuto amici a cena, quindi insomma ci siamo anche divertiti. Abbiamo fatto giochi da tavola, insomma, tutto quello che si fa solitamente. Ho preparato la pasta al forno, le lenticchie, il purè di patate. È stata una bella serata. E niente, quindi insomma. Anche il 2019 è arrivato. Se vi va, fatemi sapere cosa avete fatto voi di bello a Capodanno qui sotto nei commentini. E io sto morendo di fame, quindi adesso mi invento qualcosa per cena, anche se tipo un'ora che ho voglia di Big Mac. Cioè, ragazze, voglia di Big Mac. Ovviamente senza insalata, perché poi mi avete scritto in diverse quelle volte, poche volte, perché non andiamo mai. Difficile che andiamo a mangiare fuori, cerchiamo sempre di risparmiare il più possibile, ovviamente, però ogni tanto capita e mi avete scritto: ma il Big Mac lo puoi mangiare? Sì, ragazzi, si può mangiare. L'unica cosa è che se non si è immuni alla toxoplasmosi, l'insalata non va bene. Pomodoro insalata bisogna farlo togliere, però il pomodoro non c'è nel Big Mac, c'è solo l'insalata, quindi l'insalata va. Bisogna, insomma, dire di non metterla, per il resto si può mangiare. E vabbè, comunque niente, io adesso penso cosa mangiare per cena e ci vediamo dopo. Momento pastiglie, momento droga, droga di ferro. Droghiamoci. Una e due. Ebbene sì, io più di così non so che fare. Dove vi metto? Mi metto qui. Vi ho messo nella pianta, scusate se siete un po' storte. L'acqua. Queste sono inquietanti perché sanno tipo di pesce. Eccola qua l'assassina. Mamma mia. E invece queste qua, grazie a Dio, non sanno di niente. Tra l'altro un sacco di voi mi hanno detto che gli sono state prescritte proprio quelle, le bustine liquide che sono inquietanti. Se non erro. No, non le ho mai prese io credo, quelle liquide. Però queste qua invece non sanno di niente, quindi fantastico. Ho già finito un blister praticamente. Devo prendere una al giorno e si spera tolga il medico di torno. Effettivamente. Se la si tiene troppo in bocca si sente proprio il gusto di ferro.
bene, anche questa l'abbiamo fatta. E ora penso alla cena, anche se la mia voglia di Big Mac è sempre più forte, però vabbè. Ah, ma la tengo. Bersaglio localizzato, posizioni ottimate. Achilles è pronto ad annientare il nemico d'Arca. Allora, mi volevo struccare, anche se alla fine non mi sono mica truccata, però ho il mascara che avevo messo giusto per sembrare meno zombie, visto che, come vi ho detto, avendo la pressione un po' così, spesso sono pallida, no? Un po'. E quindi ho detto vabbè, già che faccio il vlog, un po' di fondotinta e un po' di mascara mi renderanno meno spaventosa i vostri occhi. E niente, quindi ho detto mi strucco in compagnia, così almeno vi saluto e chiudo il vlog. Tra l'altro ho finito, pensavo di averne ancora una di riserva, e invece ho finito tutte le matite per sopracciglia. Sono disperata perché non so stare senza matita per le sopracciglia, e l'unico posto che vende, appunto vendita diciamo, anche Essence, vedete sto parlando già il fiatone, mannaggia, è all'OVS, ma è abbastanza, insomma non è proprio comodo, non è neanche ben servito come autobus, quindi ci rinuncio. E appena la trovo, o magari chiedo poi ai miei se mi fanno la gentilezza di prendermene una. Mia mamma spesso va al mercato, magari chiedo di prendermela lei a una bancarella. E niente, quindi odio le mie sopracciglia in questo periodo. Dovrei, come vi dico sempre, farmi fare una bella forma. Non è brutta, però è indefinita. Non lo so, non mi soddisfa. Ho cenato e mi sento veramente scoppiare, ho mangiato, neanche avessi mangiato chissà che cosa. Volevo vedere se avevo un giorno o l'altro, però boh, in gravidanza non è che mi faccia impazzire. Ho la black mask della Kiko che vorrei fare per purificare un po' la pelle, però non è che mi ispiri molto utilizzarla adesso. Volevo la mia crema. Questa è anche molto buona, ma è una crema corpo, quindi no. Dove è finita la mia crema? Scusate un attimo. Era qui. Mi hanno rubato la crema. Boh. Non ricordo dove l'ho messa. Completamente sparita. Niente, la crema è ufficialmente scomparsa. Farò poi una ricerca. Quindi utilizzo solo un pochino di latte detergente, giusto così per idratare un pochino. Questo qua mi pare che sia dell'Eurospin, non sono molto sicura però. Attivi di origine biologica, botanica, naturalmente, no, distribuito in esclusiva da MD, quindi di MD, l'avevo preso un bel po' di tempo fa e l'avevo messo diciamo nella dispensa delle cosine da utilizzare, appunto appena finiva quello prima e l'altro è finito, quindi voilà, giusto così per dare un tocco di idratazione. Non so veramente dove sia finita la mia crema, incredibile, ho cercato dappertutto. Vabbè. E niente, domani è già venerdì, mamma mia,
Sta volando, cioè queste feste sono praticamente già finite, sono volate ragazze, sta volando tutto. Il tempo mi sta scorrendo tra le mani, come vi dico sempre. Ok. Metto giusto il burro cacao perché in sei giorni, guardate, ho delle labbra orribili. Sono secchissime. Perché di notte, appunto, avendo sempre sto affanno, è come se respirare dal naso neanche mi bastasse, non lo so, quindi faccio così e poi al mattino mi trovo tutte le labbra distrutte. Quindi metto chili di burro cacao e devo ancora comprare uno di quelli che mi avete consigliato, quindi grazie, me ne avete scritti veramente tantissimi da burro cacao, dall'erbolario, farmacia, insomma me ne avete scritti di tutti i tipi, quindi appena uscirò per fare la prima visita che devo fare mi fermo in farmacia o in erboristeria, quello che trovo e lo compro, perché adesso più di prima, più di quando ve lo chiesi tempo fa in un altro vlog, sono messa peggio di prima, quindi a sto giro non posso più rimandare, devo proprio comprarlo. Quindi questa è fatta, i denti li ho lavati, mi sono struccata, io vi do la buonanotte perché ora vado un po' vicino a Ricky a guardarmi un pezzetto di film giusto per digerire, mi faccio una camomilla, una tisana, qualcosa per cercare di rilassarmi per la nottata, perché ultimamente anche dormo poco, quindi devo cercare di fare non lo so che cosa, ragazze, una giornata alle terme, regalatemi qualcosa, una botta in testa. E niente, vi mando un bacione grande, ci vediamo presto con un nuovo video. Tra l'altro il prossimo video credo sia sul mio secondo trimestre, sono in ritardissimo con i video sulla gravidanza, quindi il prossimo video credo sarà il video sul mio secondo trimestre, quindi come l'ho vissuto, come è andato, perché appunto adesso sono a metà del terzo trimestre, quindi posso dirvi già bene come ho vissuto questo secondo trimestre. E ora scappo.